Ok, il tempo dell'ultimo giro è stato di 1:30.04. Per il 22 di Seneca. Non una delle gare migliori per Seneca. Raven West ancora una volta domina la competizione. Siamo in diretta con Marco Sado, il principal di Seneca. Questa stagione è stata piena di risvolti imprevisti. Ora, in maniera del tutto teatrale, sembra che le cose stiano andando a vostro favore. Azzarderesti a dire che questa potrebbe essere la vostra stagione? Non saprei che rispondere, Claire. Quest'anno è stato così pieno di imprevisti che ci ho perso il sonno. Posso dire che abbiamo finalmente un'occasione per vincere. E Ryan McCain lo sa bene. Più sono difficili da battere, più noi ci impegniamo. Sembra che Lara e Nathan dovranno prendere sul serio i loro sfidanti. Buona fortuna, Marcus. Ci attende una gara combattuta. Va bene, 22, non ti fermare, punta Raven West, giocheranno sporco, ma tu fatti in astuzia. Dagli alla larga adesso, finirai per piantarti.
solo una manciata di gare prima della finale. La pressione è tanta, ma possiamo farcela. Siamo arrivati fin qui. I team hanno combattuto senza tregua. Manca l'ultimo scatto, l'ultimo sorpasso, l'ultima bandiera a scacchi per aggiudicarsi il trofeo. Sono qui con Marco Sato, il principal di una delle scuderie più chiacchierate del grid, Seneca Racing. Marco, questa stagione continua a sbalordirci, vero? L'ho detto dall'inizio, una scuderia è come una pietanza. Ogni suo membro aggiunge un ingrediente fino a creare il piatto perfetto. Buona fortuna. So che puoi farcela. Possiamo vincere. Series 5-7.
Ricordo, facendo bene i punti, Seneca potrebbe vincere. Gli ex rivali Bolz sono anche loro in lista, ma entrambi se la devono vedere con Ravenwest.
finale con buone probabilità di vincere. Ed eccoci, i finalisti sono qui. Per la prima volta, Bolz e Seneca si batteranno contro i 5 volte campioni di Raven West. Non so voi, ma in questi casi dormire non è contemplato. Vogliamo la finale! Mancano meno di 24 ore prima dell'inizio dell'ultima gara. Raven West, Vols e Seneca sono stati impegnati durante le prove nel weekend ad accumulare giri su giri. E ora che il tempo è agli sgoccioli, l'aria si fa sempre più tesa. Ehi, Ajit. Tutto bene? C'è qualcosa che devo farti vedere. Cosa? I tuoi selfie? All'inizio non credevo a quel che vedevo. Non è uno scherzo. È tutto vero. Poi ho capito. Wow. Vergognoso. Sì, molto. Perfino per loro. Modifiche non autorizzate alla centralina del servosterzo. Una seconda power unit non dichiarata. Dimmi, Ryan, tuo nipote ha mai vinto una gara senza barare? Di cosa stiamo parlando? Stai aiutando Nate a barare. Credo che tu ti sia fatto un goccio di troppo, Ado. La cosa triste è che non ne hai neanche bisogno. Tu hai un pilota eccellente. Non lo fai volare solo perché non fa di cognome McCain. Sei stata tu, vero? Hai finito, la tua carriera è finita, lo sai? Che saver? E ho terminato, commisso. Io lascio. Cosa farai adesso? La stagione è finita e il tuo contratto è stato rescisso. Non lo so. Ma ho fatto quello che dovevo. Ho capito il tuo gioco. Vuoi farmi fuori i piloti così che tu possa vincere il trofeo? Beh, non succederà. Guiderò io stesso, se sarò costretto. In realtà, i miei ragazzi vogliono battere i tuoi in pista. Oh. È l'unica ragione per cui non ti ho ancora denunciato. Buona fortuna in pista. Un attimo. Fammi allacciare bene qui. Che vinca il pilota migliore. Davvero. Ehi. Sono con te. Ora va e vinciamo il campionato, ok? Gara di oggi, ricordatevi che sono disponibili in... Abbiamo buone possibilità. Due giri alla fine della gara. Ci vediamo sul podio.
fatta, 22. Avete portato Seneca all'apice del successo. Non potrei essere più orgoglioso. Gara incredibile. Grazie. Diciamo le cose come stanno. Questo è stato un anno memorabile per Seneca Racing. È partita dal fondo della classifica in una situazione finanziaria disastrosa. Hanno rischiato tutto con un pilota sconosciuto. Hanno quasi perso Yume Tanaka in un incidente terribile. E ora eccoci qua. Hanno spodestato Raven West e vinto il loro primo campionato. E speriamo che non sia l'ultimo. Senza ombra di dubbio, questa stagione passerà alla storia. E i ragazzi di Seneca Racing diventeranno una leggenda. Seneca quest'anno ha veramente preso il volo. Pensavo avessero un genio della bottiglia o qualcosa del genere. Della bottiglia? Si dice così, vero? Oppure è della lampada? Lampada. Giusto, pensavo avessero un genio della lampada. I miei genitori erano in lacrime. Mi hanno detto che il ristorante era strapieno. Tutti stavano guardando. Mi hanno anche detto che non sono mai stati così fieri di me. Ciao, ma. Ciao, papà. Vi voglio tanto bene. Tanto bene. Ok, adesso sono pronta a dirlo. Tu sai il fatto tuo. Sei un talento nato. Ma io resto la migliore. Pura fortuna. Ogni tanto anche i perdenti hanno fortuna. All'anno prossimo. Scusami, ma sei all'oscuro di tutto. Di cosa? Ultima ora dal mondo di Grid. Ryan McCaine, ex leggenda del davvero? Racing e presidente di Raven West Motorsport, è stato arrestato con l'accusa di associazione delinquere e condotta imprudente. Qualcuno la definisce la fine di un'era. Stai guardando al TG? Sì. Guarda che faccia. Ma andiamo. Attenti al vestito. Non c'è niente da ridere, non è divertente, per niente. Mm-hmm. Davvero. Spegni tutto. Spegnila. Mi hai sentito? Spegnila, subito! Dopo questa incredibile vittoria, cosa vi aspetta? Beh, Seneca ha ricevuto molte nuove offerte dagli sponsor dopo questa stagione. Ado ha consigliato ad alcuni di noi di creare un nuovo team. Dovremo ripartire da zero, dai dilettanti, sì. Ma ci sarò io, metà team del garage, il numero 22. E moi, Richard. Non sto più nella pelle. Faremo una gita per socializzare. Ok? Una battuta di pesca, una partita a racchettoni e mini golf, se c'è tempo. E anche un po' di sano paracadutismo. Però dopo basta, perché ricominceremo a pieno regime e non sono ammessi errori. Yume, cosa ti riserverà il futuro? Io rimango con Seneca. Abbiamo vinto il nostro primo trofeo, ma c'è ancora molta strada da fare. Inoltre, sono entusiasta della mia nuova compagna di squadra. Seneca Racing. Idona, vero? Finito? Sì, abbiamo tutto. Bene, sto morendo di fame. Avete programmi per stasera quando tornerete? Da dove venite? Non... Southend. No, revisioneremo i filmati registrati al motel. Tu? A cena con la mia fidanzata.
Se volete potete unirvi, ragazzi. Sì? La cucina nigeriana vi piace? In realtà no. Cameron, tu? No. Ok. Allora è deciso. È uno dei migliori ristoranti di Londra. E non lo dico solo perché lo gestiscono i miei genitori. Molto Ciao. Meglio che rimanere in stanza tutta la sera. Ok, spegniamo le telecamere. Grande, grazie. Ok, si va? Allora sarà una normale chiacchierata, taglieremo qualcosa, sai com'è. Se ti blocchi, possiamo rifarla. Sì, sì, lo so. Siamo pronti? Quindi, io devo solo presentarmi o... Certo, ad esempio, mi chiamo James Randall, ero un pilota famoso negli anni Ottanta. E dobbiamo parlare dei McCain? Ad oggi quei gentiluomini ancora mi odiano. Come vuoi. Beh, sono il nuovo proprietario della Ravenwest. E basta così, ok? Bene. Adesso diamo il via allo show. Stai riprendendo, vero?